Che augurio si può fare per Arezzo? Per Arezzo? Sì. Non lo so, perché c'è tanti problemi a Arezzo, non è che si vede... Un regalo per Arezzo del 2014, che cosa si augura? Del calcio non mi interessa. Non saprei, non lo so. Una cosa di cui ha bisogno, strade nuove, qualche lavoro. E qualche lavoro ci sarebbe da farlo, solo che non possono spendere i comuni, non possono spendere il liquido che hanno. E allora è patto di stabilità, i comuni non possono spendere. E qualcosa di non materiale, che ci fosse più cordialità, più... E questo ci vorrebbe un po' di cordialità. Solo che l'Arettino è così, l'Arettino è un po' diffidente su tutto, allora il carattere dell'Arettino è. E un augurio per Arezzo Notizie ce lo fa? Che vi sviluppate ancora di più. Grazie. Andate avanti. Grazie. E buon caffè. Grazie. Per Natale. Grazie, altrettanto a voi e a tutti. Per Arezzo quale, che auguri fa? Quello che faccio a voi, che sia bello. Per tutti però, non per un po' che fa. Per tutti? Okay. Ci faccia un augurio anche a chi ci guarda? Auguri a tutti. Auguri a tutti. Grande. Ci fa un augurio per Natale, che si augura? Che vada tutto bene, io lo passo con la mia figliola, la mia nipote, mi genero, si spera nel bene. Franzo il tempo Casali. È valoroso, dice che piove anche dopo tutto. Un regalo per Arezzo quale potrebbe essere? Che deve fare il comune di Arezzo? In generale, un regalo per gli aretini per questo 2014. Io saprei quello che posso dire. Un po' più di lavoro, un po'... Ah, vabbè, quello è chiaro, che trovi più posti di lavoro per la gente, perché a un certo punto sta gente veramente dalla parte al coltello dalla parte del manico, perché qui vanno avanti, poi mi dicono che anche i commercianti hanno lavorato meno, come sicché c'è una crisi proprio impellente che io la vedo valuta. E sono ottimista nelle mie cose, io non è che sono pessimista, però a questo punto qui vedo che c'è poco da fare.